Saluto cordiale a tutti e proseguiamo con un altro esercizio riguardante l'integrale doppio, sempre testo d'esame, che andiamo subito a leggere. Ci chiedono di calcolare il seguente integrale doppio esteso al dominio piano di x più y fratto x meno y tutto al quadrato più 1 del denominatore in dx dy, dove d è il dominio piano appunto individuato dalle seguenti due limitazioni: x più y compreso fra 0 e 1, x meno y compreso tra 0 e 1. Dunque, in questo caso dobbiamo evidentemente, come al solito, disegnarci, se possibile, il dominio del piano cartesiano, però il dominio lo rappresentiamo e poi facciamo le nostre considerazioni, che vanno fatte in base, guardate, alle limitazioni del dominio, ma anche, vedete, alla funzione integranda, che non è per niente semplice. Andiamo a rappresentarlo il nostro dominio. Ci sono delle rette da rappresentare e basta. Abbiamo la retta, dunque abbiamo la retta x più y uguale a 0, che vuol dire y uguale meno x, che ve lo ricordo è la bisettrice secondaria, quella cioè che passa per origine secondo e quarto quadrante. Quindi c'è questa. Ecco. Dopo abbiamo la retta y uguale 1 meno x, che è la parallela, che passa rispettivamente per i punti 1, 0 sull'asse delle ascisse, 0, 1 sull'asse delle ordinate. Dopodiché abbiamo x meno y uguale 0, la retta è y uguale x, questa volta passante per origine ma nel primo e terzo quadrante, la bisettrice primaria questa volta, eccola, la sua parallela, che vedete, è y uguale x meno 1, che questa volta è la sua parallela passante per i punti, attenzione, eccola, 0 meno 1 sull'asse delle ordinate, nuovamente 1 0 sull'asse delle ascisse. È chiaro ed evidente come, andiamo subito a esaminare le disuguaglianze. X su y maggiore o uguale a 0, quindi parliamo di y uguale meno x, la disuguaglianza è verificata o qua sotto o qua sopra. Quindi abbiamo che y più x è maggiore o uguale di 0, dobbiamo vedere dov'è che y è maggiore o uguale di meno x. Prendiamo come al solito il punto 0, 0,5, il punto che sta qui in alto, 5 effettivamente è maggiore o uguale di meno 0, 5 è positivo, quindi la disequazione è verificata certamente qui. Quell'altra, y, dobbiamo vedere dov'è che è minore o uguale di 1 meno x. La y uguale 1 meno x abbiamo detto essere questa, la parallela, la y uguale meno x. E la disequazione potrà essere verificata o qui o qui, basta prendere l'origine, 0 effettivamente è minore di 1, quindi questa volta è verificata qui. Tenetevelo a mente perché adesso poi intersecheremo tutto quanto. X meno y, dobbiamo vedere dov'è che è maggiore o uguale di 0, dov'è cioè che x è maggiore o uguale di y, vi ricordo che y uguale x è pertanto questa, disequazione che è verificata o qua sopra o qua sotto, in questo caso abbiamo che y è minore o uguale di x o x maggiore o uguale di y. Prendiamo nuovamente il punto, chiaramente 0,5, 5 non è minore di 0, quindi questa volta è verificata qui sotto. Evidentemente, perché evidentemente abbiamo preso il punto, ripeto, 0,8 o 0,5, 5 non è minore di 0, quindi avviene il contrario. E infine l'altra, la sua parallela, che abbiamo detto essere questa, y uguale x meno 1. Se prendiamo, evidentemente dobbiamo verificare quando è che y è, lo scriviamo qua, quando è che x è minore o uguale di y più 1. Se prendiamo nuovamente l'origine, 0 effettivamente è minore di 1, quindi verificata questa volta qui la disequazione x minore o uguale di y più 1, cioè x meno y minore o uguale di 1. Pertanto, questo è tutto qua, questo è tutto qua, questo è tutto qua, questo è tutto qua. Si capisce che il dominio D che ci viene dato è questo parallelogramma che ho segnato, che diciamo non ci creerebbe problemi perché è un dominio, diciamo che è un dominio che potrebbe essere considerato presentante una simmetria rispetto a una retta verticale, in particolare rispetto alla retta x uguale un mezzo, ma io direi che in questo caso, guardate le limitazioni, x più y compreso
tra 0 e 1, x non y uguale a 0, e poi abbiamo l'x2y e l'x non y in entrambi i casi della funzione integranda, ma anche se ne avessimo uno dei due nella funzione integranda. È chiaro ed evidente come in questo caso può essere conveniente operare un cambiamento di variabili, quindi porre x più y uguale u, ad esempio, e x meno y uguale v. Beh, direi che in questo caso non ci sono dubbi, naturalmente potremmo anche invertire, so, x più y uguale v e x meno y uguale 1, non cambia niente. Ora, questa è la soluzione, che significa che poi, attenzione, vi ricordo che lì, quindi qui avremo un u, qui avremo un v quadro, però attenzione che il dx dy va, che è sempre pari al modulo del giacobiano per du dv, in questo caso va calcolato. E per calcolare il modulo del giacobiano, in questo caso, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare, quindi questo naturalmente lo cancello, tenetelo naturalmente a mente, ma in questo caso poi non conta più, visto che passiamo nel piano uv. E chiaramente però c'è un problema qua. Noi sappiamo che noi dobbiamo trovarci una x di una x pari a una phi di uv e una y pari a una psi di uv, cosa che in questo caso non è. Cioè le due funzioni due variabili nelle variabili u e v non sono in questo caso per adesso già pronte, dobbiamo crearcele noi. Facendo che cosa? Beh, cercando di esprimerci la x in funzione di uv e la y in funzione 2v, anche perché così dovremmo trovarci il giacobiano e metterlo al posto del dx dy. Senza di questo non possiamo andare avanti. Mi spiego meglio. Allora, risolviamo quindi questo sistema ricavandoci ad esempio dalla prima la x che è pari a u meno y e la andiamo a sostituire nella seconda, ottenendo che u meno y, che è appunto la x, meno y è uguale a v. Dalla seconda già ci troviamo, vedete, la y in funzione 2v, trovando che, vedete qui, meno y meno y meno 2y uguale a v meno u. Se adesso andiamo a dividere per meno 2 ambedue i membri, abbiamo subito trovato come la y è possibile già esprimere in funzione 2v, cioè è pari a u meno v tutto fratto 2. Eccola qua. Non solo, a questo punto trovato questo, sostituiamo nella y, della prima equazione x uguale u meno y, questo u meno v mezzi. Da cui troviamo che qui, lo scrivo qua, x allora è u meno v diviso 2, cioè uguale minimo comune multiplo 2, 2 per u è 2u, meno u, attenzione, più v. 2u meno u è u, abbiamo trovato in definitiva che questa volta la x è u più v mezzi. È questo che dobbiamo sempre fare, quando evidentemente non abbiamo x e y in funzione di 2v. Quindi abbiamo trovato che x è uguale a u più v tutto fratto 2, quindi un mezzo di u più v, la y è uguale a un mezzo di u meno v. Trovato questo, a questo punto possiamo già, volendo, tra l'altro faccio notare che il dominio precedente, ora se x abbiamo posto pari a, x più y abbiamo posto pari a u e x meno y pari a v, nel nostro dominio che possiamo indicare con u, avremmo che in definitiva la u è compresa fra 0 e 1, e così come anche la v sarebbe compresa fra 0 e 1. Il dominio u allora nel piano uv in questo caso, vedete, cambierebbe totalmente rispetto al dominio precedente che era un parallelogramma. Avremmo evidentemente un quadrato. Sicuramente molto più semplice. Questo non è importante, l'ho fatto vedere io, ma evidentemente non era una cosa vitale. È chiaro che però adesso manca solo da trovarci chi è il giacobiano. Perché mentre nel passaggio coordinate polare rho e teta è sempre rho il giacobiano, non è detto che non cambia il giacobiano nel caso delle coordinate u e v. Il giacobiano, ve lo ricordo, è x' rispetto a u. La regola ci dice che il giacobiano è x' rispetto a u, x' rispetto a v, y' rispetto a u e y' rispetto a v. Lo andiamo a calcolare. Notiamo come subito la derivata parziale prima della x fatta rispetto a u, dove questa la possiamo scrivere come u mezzi più v mezzi è 0 perché è una costante, u mezzi la derivata rispetto a u è un mezzo. Derivata parziale della x rispetto a v è sempre un mezzo. Derivata parziale della y rispetto a u è sempre un mezzo. Questa volta la derivata parziale della y rispetto a v è meno un mezzo. Evidentemente, ho banali calcoli. Meno un mezzo per un mezzo è meno un quarto.
meno della regola, un mezzo per un mezzo è un quarto, quindi meno un quarto, meno un quarto. Ma meno un quarto è un meno due quarti, meno due quarti è meno un mezzo. Il giacobiano è meno un mezzo, ricordandoci che però il giacobiano, nell'espressione lì, è in modulo, quindi il giacobiano in pratica varrà un mezzo, perché è modulo di meno un mezzo. Infatti il nostro integrale diventerà integrale doppio esteso al dominio u di x più y, che è u, fratto, come detto, v al quadrato più 1, che moltiplica il modulo di meno un mezzo, e il giacobiano, du, dv. Capite che in questo caso il tutto è molto più semplice. Cancello questo punto qua. Vedete come è stato conveniente passare a coordinate U e V? Direi di molto, visto che evidentemente a questo punto non è più x più y e x meno y compresi rispettivamente fra 0 e 1, ma sono U e V compresi fra 0 e 1, nel dominio che non è più D, ma è U maiuscolo. Potete indicarlo con la lettera che preferite, naturalmente. E quindi questo diventa modulo di meno un mezzo e un mezzo. Un mezzo può star fuori. Integrale. O in questo caso, evidentemente, come nel caso di rho e teta, possiamo considerare ad esempio il du a valle e il du a monte. Quindi integrale tra 0 e 1 di u du per l'integrale tra 0 e 1 di 1 fratto v al quadrato più 1 in du. E lo andiamo subito a risolvere. Questo qui in du. Andiamo a risolvere questo primo integrale, la primitiva è l'arco tangente di v, e questo evidentemente è un quadro mezzi, con un mezzo davanti inteso, compreso fra 0, abbiamo un mezzo davanti, possiamo scrivere u al quadrato mezzi, visto che abbiamo entrambi due integrali, entrambi compresi da due costanti, quindi possiamo risolvere insieme e moltiplicarli, un quadro mezzi tra 0 e 1 che moltiplica arco tangente di v, che è la primitiva, ve lo ricordo, di dv fatto v quadro più, fratto v quadro più 1, anch'essa fra 0 e 1 uguale. Vi ricordo che l'arco tangente di 0 è 0, quindi per il teorema fondamentale del calcolo integrale la seconda parte non c'è. 0 quadro è 0, 0 mezzo è 0, anche qui la seconda parte non c'è. 1 al quadrato è 1 su 2 è un mezzo per un mezzo, abbiamo un mezzo davanti, pertanto che moltiplica graf, abbiamo un mezzo qui che a sua volta moltiplica, vediamo che cosa, l'arco tangente di 1. Ma l'arco tangente di 1, ve lo ricordo, significa qual è quell'angolo che possiamo esprimere in radianti cui la tangente vale 1 pi greco quarti. Quindi abbiamo che un mezzo per un mezzo è un quarto, pi greco quarti per un quarto è pi greco per 1 pi greco sedicesimi. Questo integrale doppio ci dà come risultato pi greco sedicesimi.